ipotetica linea di costruzione della chiesa di Santa Maria in Castro, demolita nel 1833. Beh, questa scritta va ad alimentare ulteriormente la mia curiosità e la vostra curiosità per questo luogo incantevole dove siamo appena arrivati. Siamo a 6-7 chilometri dal mare, siamo saliti a 400 metri di altezza in questa città, in questo paese con poco più di 600 abitanti. Andiamo a capire cos'è Moresco, andiamo a conoscere Moresco, andiamo a capire cosa c'è da vedere qui a Moresco e per farlo salgo in cima alla torre dove so che c'è Alessandra ad aspettarci. Beh, un po' impegnativa questa torre, però siamo quasi alla vetta. Alessandra, quanti piani sono? Sono 7 piani, una torre alta 25 metri. Quando è stata ristrutturata? Allora, ha subito diversi restauri. Dobbiamo dire che questa torre è stata edificata nel XIV secolo, anche se al suo interno troviamo il basamento di una pianta a base quadrata, e ascrivibile probabilmente al 200. Questa torre nasce come torre difensiva, poi diventa campanaria e nel XVI secolo diventa torre civica. Arriviamo proprio sopra? Possiamo salire, sì, è una terrazza panoramica, bellissima. Una buona vista. Vai, guidami Alessandra. Dicevo di quella linea che stava ad insegnare la presenza di una chiesa? Sì, probabilmente nel XIII secolo è stata costruita, è stata edificata una chiesa, primo luogo di culto all'interno della cinta muraria, che poi nell'Ottocento venne giudicata insalubre, antigenica e per questo motivo è stata abbattuta. Anche se rimane la navata sinistra, probabilmente dedicata al genere femminile, e rimane poi l'affresco di Vincenzo Pagani del 1540, rappresentante la Madonna in Gloria col Bambino. Senti, Moresco è davvero un castello, non è sì, una città. Sì, è un castello, completamente cinto di mura, ha una forma triangolare che poi culmina al vertice con questa torre Turris Magna eptagonale, ovvero sette lati. L'origine del nome Moresco viene da una famiglia, vero? Dalla famiglia dei Mori. Sì, ci sono diverse leggende secondo le quali ha origine questo nome. Una narra che c'era un signore di Moresco, e appunto dal cognome Moreschi, Moreschini, che abbia dato origine a questo nome. Un'altra leggenda invece narra che questo castello è stato costruito su degli ammassi ghiaiosi o degli accumuli pietrosi che in dialetto venivano chiamati morrecine, da qui poi il nome Moresco. Alessandra, quello è il santuario della Madonna della Salute. Sì. Bello da vedere anche da qua, eh? Sì, si trova poco fuori la cinta muraria, sorge in un'area verde lungo la strada che collega due borghi come La Pedona e Monterubiano. In particolare la cupola è allestita a conci di diamante e poi finisce con un lanternino su, appunto, sulla cupola. Moresco è uno dei borghi più belli d'Italia. Quando penso a un borgo penso a una collina e a una struttura meravigliosa sopra questa collina. Devo dire che questa zona è piena, è un pullulare di colline e di borghi che sono borghi più belli d'Italia. Amato, come si diventa borgo più bello d'Italia? Beh, innanzitutto serve il colpo d'occhio. Sopra questa collina, come dicevi tu, ci deve essere qualcosa di meraviglioso. E qui anche entrando da quella porta, insomma, il colpo d'occhio c'è. Assolutamente. E poi? Detto questo, abbiamo nel nostro club una carta di qualità, quindi con vari punti, da quelli materiali a quelli immateriali. Quindi ecco, essere borgo è essere anche un modello di vita, quindi di come vivere, non solo vivere in un posto bellissimo, ma anche essere virtuosi, quindi avere ecco, una piazza libera dalle auto, cercare di essere rispettosi dell'ambiente,
Quindi vivere in armonia sostanzialmente. Mi piace molto questa idea dei beni anche immateriali, perché non basta avere solamente, no? Esatto. Quattro mura, serve anche un sorriso quando si arriva nei luoghi, serve anche l'accoglienza, esatto. E quindi anche questo è importante. Fa parte dei punti. La regione Marche ultimamente è molto frequentata anche da stranieri, è ambita in qualche modo. Prima era solamente la Romagna piuttosto che la Toscana, piuttosto che altre zone. Invece arrivano tanti stranieri qua. Cosa vogliono? Cosa cercano? Le Marche sicuramente danno un'offerta importante, dalla collina al mare. Non a caso è la seconda regione per numero di borghi, ben 23, e qui trovano, oltre alla pace e alla bellezza, trovano sicuramente dei prodotti enogastronomici, dei prodotti straordinari della nostra terra, ma anche dei prodotti della moda, soprattutto in questo luogo, nel Fermano, la calzatura la fa da padrone da sempre. Beh, una tavolata così ci dà il sorriso e ci fa essere più gioiosi. Alberto, cosa dobbiamo assaggiare appena arriviamo qua a Moresco? Beh, sicuramente il ciauscolo, che è un salume tipico locale, prodotto IGP, che si differenzia dal salame perché rispetto al salame è un salume che può essere spalmato sul pane. E poi vedo anche altri salumi, formaggi e quanto altro, ma l'occhio mi va su questa frutta perché siamo nella Val d'Aso, che è una valle nota per alcuni prodotti ortofrutticoli. Sì, diciamo che la Valle dell'Aso è una delle valli, tra le valli più importanti d'Italia per la produzione di frutta e verdura, in particolare per le pesche, che vengono importate sia in Italia sia anche all'estero. E poi siamo a pochi chilometri da Ascoli. Come non ricordare le splendide olive ascolane, anche qua le fate? Sì, è un prodotto tipico, anche quello, con all'interno carne, e adesso c'è una nuova versione anche con ripieno di ciauscolo, quindi è una cosa nuova che è stata sperimentata da qualche anno e diciamo va anche per la maggiore. E allora, con molta attenzione, senza esagerare, però devo dire che un po' di spalmato pane, di questo ciauscolo, qua, sicuramente un po' di frutta, ce l'abbiamo, un po' di olivette, insomma vediamo un po'. Un dolcetto? Sicuramente la pizza con i fichi, che è un dolce tipico natalizio che le nostre massaie realizzano nel periodo di Natale. Ma si può mangiare tutto l'anno? Tutto l'anno. Tutto l'anno. Questo, Paolo, è il palazzo comunale. Un tempo era un palazzo signorile e la sala del consiglio si è scoperto che era la sala dedicata alle feste. All'interno c'è un affresco del Pagani, una pala del Pagani del 1540, rappresentante la Madonna in gloria col bambino e i santi Sofia Rocco, Donato e Nicolò. Siamo verso la torre civica? Sì. Eccola, Paolo, la torre dell'orologio, edificata nel XIII secolo, un tempo fu l'unica via di accesso al borgo. Sul lato nord che vediamo, ma anche sul lato sud, è presente questo orologio meccanico, nonché sulla battagliera è stata aggiunta negli anni 20 del Novecento la merlatura alla ghibellina in onore della torre ottagonale. Beh, siamo discesi da Moresco, abbiamo attraversato il fiume Aso dalla provincia di Fermo, siamo arrivati alla provincia di Ascoli, siamo risaliti e siamo a Montefiore dell'Aso. Martina, perché Montefiore? È bellissimo come nome, eh? Montefiore deriva il suo nome dalla dea Flora. Infatti, come testimoniano antichi statuti cinquecenteschi, proprio a Montefiore vigeva il culto della dea Flora, da cui il paese ha preso il nome. Senti,
È un paese in collina, è un paese dove si sta bene, è un paese dove c'è anche un'infiorata meravigliosa, che tra l'altro è un'infiorata fatta con dei fiori, ma anche con delle essenze naturali, con dei sali colorati, ma è una cosa immensa. Io ho avuto modo di vederla casualmente e sono rimasto molto colpito. Nasce nel 2002, promossa e organizzata da chi? Sì, l'infiorata è arrivata quest'anno appunto il 15° anno ed è nata da un'idea del parroco Don Vittorio Rossi, che in un ritiro con le famiglie di Montefiore buttò l'idea di organizzare un'infiorata anche qui, e negli anni ovviamente è cresciuta sempre di più fino a divenire quello che è oggi. E c'è una curiosità legata a Montefiore dell'Aso, che in questa città a fine 800 arrivò prima tra tutte le città italiane, sicuramente prima nelle Marche, la corrente elettrica e l'acqua nelle case. C'è un lampione a testimonianza, mi spiegherai perché è successo questo. C'è da camminare molto? No, è qui allora vicino. Andiamo. Ecco, quello lì è il primo lampione che portò l'energia elettrica a Montefiore. L'avvenimento fu sancito da un'inaugurazione il 24 ottobre del 1897. Pensate un po', 1897, in questa città c'era l'illuminazione elettrica per le strade. Il sindaco era? Luigi De Vecchis. E chi era? Cosa faceva nella vita? Dopo i suoi studi presso il Politecnico di Torino in ingegneria, tornò per fare questo grande regalo ai suoi concittadini, creando un impianto avveniristico per quei tempi che riusciva a portare l'acqua dal fiume Aso fino al centro del paese e da lì a tutte le case, portando quindi acqua e energia elettrica. Immagino che ci sarà stata un'inaugurazione, una grande festa, insomma, fece sì, rumore la cosa. E come? Infatti, con grande invidia dei paesi circostanti, ci fu anche una proiezione cinematografica il giorno proprio dell'inaugurazione, che fu il 24 ottobre del 1827. Vado a toccare quel lampione, venite con me, andiamo, sì, andiamolo a toccare, va. Sceglie queste colline per un weekend o per una settimana di vacanza, sicuramente lo fa per questi panorami meravigliosi, per quest'aria pulita, ma anche per ammirare alcune opere d'arte che sono state lasciate nel tempo da tanti artisti. E l'intelligenza degli amministratori di questa zona è anche quella di creare una rete museale, per cui nel giro di pochi chilometri se ne possono visitare diversi. Marco, questa struttura qua è già uno spettacolo da vedere. Spettacolare, un antico chiostro ripristinato grazie a dei fondi dopo varie vicissitudini, diciamo, ecco, ambientali. E qua cosa si può vedere? Beh, qui diciamo la perla è ovviamente il trittico di Carlo Crivelli, risalente al 1473, depositato qui proprio grazie a una commissione dei frati francescani dell'epoca, al Crivelli che arrivava dal Veneto e dalla Dalmazia e si era stabilizzato qui per produrre queste meravigliose opere religiose. Qui siamo nella stanza di Nirvana, ovvero in questo museo, oltre alle antichità bellissime che avete trovato, c'è un percorso scenografico allestito da Giancarlo Basili, scenografo che qui è nato, scenografo dei più grandi registi del cinema italiano. Quindi qualche film di Basili? Ma dai, io non ho paura, fra i più famosi, La stanza del figlio di Nanni Moretti, appunto Salvatores, Gianni Amelio e veramente tantissimi. Beh, devo dire che seppur siamo abbastanza abituati alle telecamere, stare qua proprio dentro un set cinematografico fa un certo effetto. Sì. E continuiamo. Questa, ad esempio, è la valigia del film Il Caimano, che cade sulla testa di Berlusconi quando ipotizzavano che, insomma, gli era arrivata questa marea di soldi, erano arrivati dall'alto, ecco, e quindi è proprio lei, è esposta adesso qui al museo. Questo invece è il plastico dell'Expo di Milano, del Padiglione Zero, che Giancarlo, oltre alle opere cinematografiche, è anche progettista per queste grandi installazioni, per questi grandissimi eventi, come quello, d'altra parte, Padiglione invece italiano all'Expo di Shanghai del 2010.
premiato come miglior padiglione del mondo, peraltro, quindi grande successo anche internazionale. In questo territorio che ospita questa puntata di Weekend è impossibile non dare attenzione a questo distretto economico e industriale, è il distretto della calzatura. Qui, pensate, esiste un vero e proprio turismo della calzatura, perché in viali come questi, in zone come questi che pullulano di outlet, di artigiani, di industrie che si occupano solo ed esclusivamente di calzature, di tutto ciò che è legato al mondo della calzatura, è facilissimo nei sabati e nelle domeniche incontrare dei pullman di persone, per lo più donne devo dire, che vengono proprio a visitare questi luoghi, ad acquistare le proprie calzature o magari semplicemente a curiosare. Siamo in uno dei distretti più importanti in Italia della calzatura. Le prime aziende nascono nel 1960, più o meno, ecco. Poi dopo da lì inizia tutto il boom, diciamo, della calzatura. Le prime aziende che immagino saranno stati dei piccoli, certo, artigiani. Piccoli artigiani che poi dopo nel tempo sono diventati grossi brand. Ecco. E invece oggi, dopo 50 anni o poco più, quante sono le aziende? Ma le aziende sono una quindicina dei grossi brand a livello mondiale. Poi dopo tutto l'indotto che conta, considera sulle 2000 aziende tra piccoli artigiani di calzature e tutto il terziario che gira intorno a queste aziende. E ogni azienda ha un proprio stilista, ogni azienda propone moda. Come funziona? Cioè, come si fa ad azzeccare una calzatura che andrà di moda? Non è facile. È veramente difficile, soprattutto in questi tempi, ecco. Però va in base, diciamo, alla bravura dell'azienda ad azzeccare il prodotto che è da mettere in commercio, ecco. Quanti tacchi producete, visto che voi in particolare producete i tacchi? Al giorno riusciamo a produrre dalle 4 alle 5 mila paia al giorno. Tacchi iniettati, tacchi in plastica, in ABS, comunque facciamo varie cose in questa azienda, oltre ai tacchi, zeppe, plateau, fondi. Accessori vari. Accessori vari, sì. Un paradiso per molte donne. E attraversando la bassa valle dell'Aso siamo rimasti attratti da una scritta Campofilone, l'abbiamo subito legata a qualche prodotto alimentare del quale tra un po' vi parleremo, ma abbiamo scoperto anche questo paesino delizioso con una piazzetta molto accogliente e poi delle stradine ben curate e veramente sembra di stare dentro una favola, sembra di stare dentro una cartolina fino ad arrivare qua. Questa, Alessia, è l'abbazia di San Bartolomeo, che però non nasce come chiesa, vero? Esattamente, non nasce come chiesa, ma nasce come villa pagana e nell'alto medioevo è stata convertita a monastero, da abbazia benedettina. Ci sono due santi patroni, la cosa è molto curiosa. Com'è la storia? Per la chiesa il santo patrono ufficiale è San Bartolomeo, che è questo dietro di noi, però i cittadini di Campofilone sono molto devoti a San Patrizio, che troviamo qui sulla sinistra, per cui si celebrava la festa del patrono il giorno di San Patrizio. E allora, stavo dicendo che Campofilone ci ha richiamato un noto prodotto alimentare, i famosi maccheroncini di Campofilone. Sembra che qua ci sia un documento che attesta l'origine di questo prodotto. Esatto. A qualche anno fa, è vero? A qualche annetto fa, infatti, all'interno dei documenti conservati nell'abbazia sono stati ritrovati delle corrispondenze in cui si citano i maccheroncini sottilissimi già nel 400. E allora ci affacciamo qua da un vicoletto per avere questa meravigliosa vista sulla Val d'Aso
e poi andremo a scoprire meglio cosa sono questi maccheroncini di Campofilone. Alessia, vieni con noi? Via, sì. Andiamo. Al centro di Campofilone abbiamo notato un'insegna con scritto 10 uova intere ogni chilo. Era Spinosinello che negli anni 60 aveva uno dei primi laboratori artigianali per creare questa pasta qua. Sono in buona compagnia di amici produttori dei maccheroncini di Campofilone. Vincenzo, allora, intanto, perché maccheroncini? Noi, nella nostra mente, il maccherone è quello... Hai detto, il maccherone è quello grosso, il maccheroncino è il diminutivo. Perciò le donne del paese, facendo i maccheroncini così, e la sfoglia così sottile, tagliandoli così sottile con il coltello, automaticamente sono diventati maccheroncini. Ma è un'arte, è un'arte. Ma pensa che è arrivato un punto che, diciamola, è nata la pasta, la tagliatella, la pappardella, poi le donne del paese si sono messe a fare a gare tra di loro a chi li faceva più sottili. Ecco qua sono nati i maccheroncini, perché il maccherone era quello classico lungo, non lungo, diciamo, quello così corto. E allora ecco qua, facendolo sottile sottile, sono diventati i capelli d'angelo, come i merlozzi di Forlì, si parlava su una... Che differenza c'è tra una pasta all'uovo normale e il maccheroncino di Campofilone? Non essere di parte, devi essere onesto. Qual è la verità? La verità è che le paste all'uovo sono fatte con 200 grammi di uova. Qui non c'è acqua. Qui non c'è, sui maccheroncini di Campofilone, non c'è aggiunta di acqua. Sono solo uova allevate a terra e spaccate ancora a mano, come fanno le nostre massaie, come avete visto. E poi il bello è che i maccheroncini di Campofilone tira tanto di quel sugo, tre volte il suo peso. Pensate che con 100 grammi si tira ben 300 grammi di sugo. Beh, come la pizza, come il gelato, beh, la pasta italiana è apprezzata in tutto il mondo. Questi maccheroncini di Campofilone, Vincenzo, tu li hai portati un po' in giro in tutto il mondo, sono veramente amati. È una cosa stupenda, guarda, pensate che vanno nelle tavole più ambite nel mondo. Pensiamo alla serata di Michelle Obama, ma voglio ricordare il Santo Padre, che nel 2004 vengono cucinati questi maccheroncini per Papa Wojtyła qui a Loreto. È stata una cosa veramente eccezionale. E allora, viva la pasta italiana, viva i maccheroncini di Campofilone. Complimenti. Pilgrim, how you journey on the road you chose. Il nostro weekend tra Moresco e Montefiore termina qua, davanti a un trionfo di frutta della Valdaso, a un meraviglioso colore dei monti azzurri fino al verde della collina e al blu del mare. E naturalmente un buon bicchiere di vino. Questo è un pecorino di OCG di Offida, pochi chilometri da qua. Qui a Montefiore non è difficile incontrare anche persone che arrivano da Berlino. E come mai qua? Perché si sta bene qua. Io volevo una casa di ritiri per fare yoga, per vivere la leggerezza dell'essere. Che cosa è meglio di stare leggero, in pace con te stesso in un paese così? E dopo una seduta di yoga è meglio bere un goccino di questo o prima? Questo dipende. Se uno si tranquillizza prima con lo yoga, poi il vino diventa solo un godere. E allora godiamo insieme qua da Montefiore. Grazie a tutti a voi, buon weekend e arrivederci a Montefiore, arrivederci a Moresco, arrivederci tra le province di Ascoli e Fermo. Evviva! Evviva! Evviva.